Nella vibrante città di Milano, dove le strade risuonano con il ritmo pulsante della vita urbana, sorge la casa di Adriano Celentano, un'icona della musica italiana. L'esterno della residenza è una fusione di architettura classica e contemporanea, riflettendo il percorso eclettico e sfaccettato di Celentano nel corso degli anni. Entrando nella sua casa, siamo accolti da un'atmosfera calorosa, dove passato e presente coesistono armoniosamente. I corridoi sono adornati da fotografie che raccontano la storia della sua infanzia nelle strade di Milano, rivelando la sua precoce passione per la musica che avrebbe plasmato il suo destino. Gli spazi comuni sono permeati da strumenti musicali, testimoni silenziosi di innumerevoli ore di creazione ed espressione artistica. Il salotto, arredato con una miscela di mobili moderni e antichità di famiglia, è l'epicentro dove Celentano e sua moglie, Claudia Mori, condividono momenti di riflessione e pianificazione. La luce naturale fluisce attraverso le finestre, illuminando premi e trofei che decorano gli scaffali, testimonianze delle straordinarie realizzazioni raggiunte lungo una carriera ricca e diversificata. Uno studio di registrazione dotato di tecnologia all'avanguardia è un santuario dove Celentano dà vita alle sue melodie senza tempo. Ogni angolo della casa sembra risuonare con la musicalità che ha permeato la sua vita fin dalla giovinezza. Nel rigoglioso giardino troviamo un rifugio tranquillo dove Celentano cerca ispirazione, lontano dai riflettori e dalle esigenze dell'industria musicale. La sua casa non è solo un rifugio, ma una testimonianza fisica di un percorso straordinario, una sinfonia di momenti che racchiudono l'essenza di Adriano Celentano. Ogni parete, ogni oggetto, ha una narrativa intrecciata con note musicali, passione, amore e resilienza. La casa di Adriano Celentano non è solo una residenza, ma una testimonianza viva di una vita dedicata alla musica e all'eterno impegno verso l'autenticità e l'arte. Nella vivace notte milanese, dove le luci urbane scintillano e il ritmo pulsante della musica elettronica riverbera per le strade strette, si trova il locale che è stato il palcoscenico iniziale dell'ascesa di Adriano Celentano. Entrando nello spazio, siamo avvolti da un'atmosfera elettrizzante, dove la fusione di stili musicali crea una sinfonia unica. Il suono fragoroso degli altoparlanti si mescola al vociare animato della folla, creando un'esperienza sensoriale ipnotica. Le pareti del locale sono testimoni di performance leggendarie, dove Celentano, giovane e pieno di energia, affascinava il pubblico con la sua presenza magnetica sul palco. Le luci colorate danzano in sincronia con il ritmo della musica, creando un'atmosfera di festa e libertà. Il bar, epicentro dell'interazione sociale, è dove artisti e appassionati di musica convergono, condividendo risate, storie e sogni. Il locale non è solo un luogo di intrattenimento, ma un campo di sperimentazione artistica, dove Celentano ha trovato la sua voce e definito il suo stile unico. L'aroma di sigarette e profumi si mescola nell'aria, aggiungendo uno strato di nostalgia a ogni nota che risuona tra le pareti. I frequentatori, danzando in estasi, creano un tappeto umano di movimento ed espressione, celebrando la diversità e l'individualità. Il locale a Milano non è solo un luogo di festa, è il ventre creativo dove Celentano ha concepito i primi accordi di una straordinaria carriera musicale. I sussurri della folla, le luci ipnotiche e l'energia tangibile della notte milanese si sono unite per plasmare il destino di Adriano Celentano, emerso da questo spazio come un'icona musicale immortale. Il locale è più di un semplice scenario, è un protagonista nella storia di Celentano, un catalizzatore di ispirazione che continua a risuonare nelle sue canzoni e nella memoria di coloro che hanno assistito all'inizio di una leggenda. La casa di Adriano Celentano, situata nelle trafficate strade di Milano, è un vero rifugio di tranquillità e espressione artistica. Attraversando l'ingresso, siamo immediatamente accolti da un'architettura che fonde il classico con il contemporaneo, riflettendo il percorso unico dell'artista nel corso degli anni. I mattoni consumati dalle intemperie e la vegetazione lussureggiante attorno alla casa suggeriscono una connessione con la natura, un contrappunto all'agitazione della città. I suoni della strada sono gradualmente sostituiti da un'atmosfera serena e melodica man mano che entriamo negli spazi interni.
Fotografie disposte con cura sui muri raccontano la storia di un'infanzia nelle strade di Milano, dove Celentano, fin da giovane, ha mostrato una passione fervente per la musica che si trasformerebbe nella sua vocazione. Un salotto accogliente è adornato con una miscela eclettica di mobili, combinando elementi moderni con preziosità di famiglia. Qui, Celentano e sua moglie, Claudia Mori, condividono momenti di introspezione, circondati dalla luce naturale che filtra dalle finestre. Questa luce rivela una collezione di premi e trofei che decorano gli scaffali, testimonianza delle innumerevoli realizzazioni di una carriera ricca di successi e sfide. Ogni pezzo di arredamento, ogni oggetto sembra raccontare una storia propria, creando una narrazione visiva di una vita dedicata all'arte e alla musica. Lo studio di registrazione, dotato di tecnologia all'avanguardia, è il cuore pulsante della casa, dove Celentano dà vita alle sue composizioni senza tempo. Ogni battito, ogni accordo risuona nei muri, echeggiando la passione e l'autenticità che caratterizzano la sua musica. Il giardino, un'oasi verde nel cuore della città, offre un rifugio dove Celentano si riconnette con la natura, lontano dai riflettori della fama e dalle richieste dell'industria musicale. Fiori colorati, alberi frondosi e una panchina da giardino invitano alla contemplazione, fornendo un contrasto sereno con il ritmo frenetico del mondo esterno. Ogni angolo della casa sembra aver assorbito l'essenza del viaggio di Celentano, le note alte e basse della vita, i ritmi incostanti dell'industria musicale, l'armonia duratura dell'amore e della famiglia. La casa non è solo una dimora, è una testimonianza fisica di una vita straordinaria. Adriano Celentano non vive solo in questa casa, la incarna, e essa, a sua volta, diventa un'estensione della sua identità artistica. Ogni dettaglio, dalla scelta dei mobili alla disposizione delle fotografie, è un'espressione della sua singolarità e autenticità. In questa casa, Celentano non solo vive, crea, riflette, ama e lascia un'impronta indelebile nella storia della musica italiana. È un santuario dove la musica e la vita si intrecciano, dove ogni nota è una testimonianza di una carriera notevole e di una vita vissuta con una passione inalterabile. Lo troviamo nella sua casa, invecchiato, ma radiante di saggezza, mentre osserva il tramonto con la sua compagna di vita, Claudia Mori, al suo fianco. Il pittoresco scenario del giardino, illuminato dalla luce dorata del crepuscolo, riflette la serenità raggiunta da Celentano nel corso degli anni. Ogni ruga sul suo viso racconta una storia, segnata dal tempo, ma carica di esperienze ricche e significative. La musica, che lo ha accompagnato dalla giovinezza nelle strade di Milano fino ai palcoscenici internazionali, riecheggia ancora sottilmente nell'aria. Claudia, la sua compagna leale, condivide sguardi complici, riaffermando la forza dell'unione che li ha sostenuti per decenni. La scena cattura l'essenza del lascito di Celentano non solo come icona musicale, ma come essere umano che ha superato i limiti della fama e ha trovato un equilibrio tra la carriera e la vita personale. I ricordi della Boate a Milano, dove sono stati intonati i suoi primi accordi, e della casa che ha testimoniato ogni battito della sua giornata, convergono in questo momento finale, come se ogni nota fosse stata un elemento fondamentale nella sinfonia della sua vita. La telecamera si allontana lentamente, catturando la sagoma di Celentano contro l'orizzonte arancione, evidenziando la grandiosità di una carriera che ha superato i confini e l'importanza di una vita vissuta con un proposito. La scena finale non è solo una chiusura, è una celebrazione della resilienza, autenticità e amore che hanno definito il percorso di Adriano Celentano. Mentre il sole saluta all'orizzonte, Celentano e Claudia rimangono uniti, testimoni di una vita ricca di note armoniose, e il lascito di Celentano continua a risuonare nelle menti e nei cuori di coloro che sono stati toccati dalla sua musica nel corso degli anni. La scena finale è una testimonianza del potere duraturo dell'arte e dell'impatto eterno di una vita dedicata all'espressione autentica.